Ciao ragazzi, sono Alessandro di Serda Bike e oggi vi presento la nuova PVI P26, ossia una cargo bike elettrica pensata per la città. Una scelta ideale per chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, per chi deve trasportare dei carichi o per chi pratica il food delivery. Infatti, grazie alle sue caratteristiche, risulta molto versatile per muoversi all'interno del traffico ed è adatta per il trasporto di carichi. Si parte da un comodo telaio a scavalco ribassato che facilita le manovre di salita e discesa dalla sella per renderla davvero pratica e versatile. La P26 è una bici elettrica molto leggera, infatti a fronte di soli 24 kg può trasportare un carico massimo di 120 kg. Quindi ad esempio con un ciclista da 70 kg avrete a disposizione ulteriori 50 kg di carico. Il portapacchi posteriore è robusto e dispone di attacchi diretti nel telaio. Sono presenti anche i supporti laterali per il montaggio delle borse da bicicletta. Il portapacchi supporta un carico massimo di 50 kg. All'anteriore troviamo un rack che può trasportare fino a 15 kg. Dispone di 4 attacchi filettati per andare ad aggiungere ulteriori supporti in base alle vostre esigenze. Risulta quindi ideale per la spesa di tutti i giorni, per le piccole attività commerciali che devono ad esempio trasportare o consegnare della merce e per il food delivery. Passiamo ora alla sua elettronica, a partire dal motore brushless posteriore da 48V che nella versione destinata all'Italia dispone di una potenza nominale da 250W ed eroga l'assistenza sulla pedalata con 5 diversi livelli fino a 25 km/h. Il motore eroga una coppia abbondante che arriva fino a 65 Nm. Una scelta ideale per le salite urbane e per il trasporto di carichi. La rende anche grintosa e veloce, per un'ottima ripresa in mezzo al traffico. Sul carter del motore viene riportata una sigla che indica anche 750, quindi per evitare errori sarà meglio far sparire questa scritta e integrare la bicicletta con un apposito adesivo da 250W, di cui vi lascio il link sotto in descrizione. Naturalmente la bici andrà configurata a norma. Sul manubrio troviamo anche il classico acceleratore, che però può essere inibito elettronicamente dal display o rimosso completamente dal manubrio grazie al cavo Quick Release. Una scelta necessaria per ottenere una bici 100% a norma per circolare su strada in Italia. Diversamente, se pensate di utilizzarla all'estero o se volete utilizzarla all'interno di un terreno privato, potrete usare la modalità full electric con l'acceleratore senza pedalare e sbloccare la piena potenza del motore, che passa a 750W continui. Per alimentare il sistema elettrico troviamo una batteria da 48V e 11,6A, con una capacità totale di 556Wh, che sulla carta assicura fino a 100 km con una sola carica, ma naturalmente ricordiamo l'autonomia varia in base al vostro stile di guida e il tipo di utilizzo. La batteria viene bloccata in sede con una serratura e può essere rimossa per la carica. La serratura serve solo per rimuovere la batteria. Il circuito elettrico può essere acceso infatti senza la chiave. Per il controllo delle funzioni troviamo un ampio display centrale LCD a colori con retroilluminazione che mostra tutti i parametri di percorrenza in tempo reale e diverse altre informazioni. E viene abbinato a un pratico comando remoto al manubrio che consente di cambiare tra i livelli di assistenza. Passiamo ora alla scheda tecnica. Il robusto telaio in lega di alluminio integra appunto il vano batteria e dispone di un passaggio dei cavi interno per una linea moderna e fluente. All'anteriore troviamo una forcella ammortizzata che dispone di pomello di blocco e regolazione del precarico e viene abbinata ad una sella molleggiata che andrà ad aggiungere ulteriore comfort. Il manubrio curvo in stile Holland colloca il ciclista in una posizione comoda e retta e viene abbinato ad un attacco manubrio regolabile che consente di inclinare il manubrio per trovare la posizione di guida ideale. Le ruote in alluminio da 27,5 montano degli pneumatici con tassellatura bassa che sono ideali su ogni tipo di fondo stradale e offrono un ottimo grip in tutte le condizioni, incluso il bagnato. La trasmissione in monocorona monta un cambio Shimano Tourney e viene abbinata a un potente set di freni a disco idraulici che sono dotati di sensore power off nella leva freno. Troviamo poi due fanali LED, entrambi collegati alla batteria. All'anteriore un fanale bianco e al posteriore un fanale rosso,
che dispone anche della funzione di stop, ossia quando premete una leva freno si intensifica la luce per segnalare la vostra frenata. I fanali possono essere accesi con il tasto dedicato, nel quale troviamo anche un clacson elettronico. Completano poi il corredo gli accessori Urban come un set di parafanghi, il pratico cavalletto laterale e in dotazione viene fornito anche un portatelefono da collocare sul manubrio. I pedali flat sono in metallo. Dopo questa doverosa presentazione tecnica è arrivato il momento di andare a provarla. Ed eccoci al momento della prova. Accensione del display rapidissima. Dopo un brevissimo check siamo subito operativi. Si parte con il primo livello di assistenza, ma possiamo anche decidere di mettere la modalità 0, quindi pedalare senza l'assistenza del motore. In questo caso devo dire che la bici risulta scorrevole, sembra quasi di pedalare una classica bicicletta. Quindi non si sentono tutti i chili extra. Se dovesse finire la batteria sarà comunque molto scorrevole e pedalabile. Primo livello di assistenza, assiste fino a circa 10 km/h. Con il secondo si sale a 14 km/h. Si sente una spinta più decisa, ma una volta raggiunta la velocità si stabilizza. Terzo livello, aumenta nuovamente la spinta. Tra ogni livello si sente uno scatto netto per il salto di potenza, quindi si percepisce appunto l'aiuto maggiorato da parte del motore. Siamo a circa 17 km/h, forcella ammortizzata, quindi potrete anche destreggiarvi con i marciapiedi. Devo dire che assorbe bene anche tutte le vibrazioni con questo tipo di fondo, grazie anche agli pneumatici con un buon volume d'aria che offrono quindi un ottimo compromesso tra grip e comfort. Questo tipo di pneumatico infatti si presta anche per i terreni sterrati. Passiamo al quarto livello, si sale a 21 km/h. Quinto e ultimo livello, aumenta la spinta alla coppia, si raggiunge la velocità massima di 25 km/h, visto che stiamo utilizzando la configurazione legale a norma per circolare su strada. In questo caso l'acceleratore è disabilitato, quindi non funziona, ma sarà possibile poi avere l'acceleratore attivo con lo sblocco. Il manubrio vi colloca in una posizione di guida rilassata, quindi si percepisce il pieno controllo sullo sterzo. Facilità di guida, quindi la si porta tranquillamente in curva, risulta reattiva nonostante l'impostazione da cargo e-bike, quindi davvero agile per muoversi in mezzo al traffico. Torniamo a parlare dell'assistenza, che in questo caso si attiva dopo circa una pedalata. Proviamo una ripartenza dallo stop in salita. In questo caso la prima parte della pedalata è a vostro carico, ma dopo una pedalata il motore entra subito in funzione. Tutto sommato l'assistenza è bella reattiva. Naturalmente non è paragonabile a un sensore di coppia e cadenza, ma si comporta davvero molto bene. Poi per chi la utilizza all'estero naturalmente sarà possibile spuntare con l'accelerazione. In questo caso la spinta è bella decisa, quindi si parte agevolmente anche in piena salita, in rampa e così via. Con i primi livelli la bici risulta davvero molto docile, mentre se passiamo al quinto livello è molto veloce e reattiva, quindi scattante sicuramente per muoversi in mezzo al traffico. La spinta arriva in maniera immediata, non appena si va sotto soglia dei 25 km/h, e si riceve una spinta bella decisa. Freni idraulici, quindi la frenata è davvero ottima, tanta potenza e modulabilità. Naturalmente per le ripartenze sarà fondamentale l'utilizzo del cambio, dovrete alleggerire la marcia come fareste con una comune bicicletta,
per andare a compensare la mancanza di spunto iniziale. Il display centrale si legge abbastanza bene, anche se sotto la luce piena del sole si nota qualche riflesso, il contrasto non è altissimo, si vede decisamente meglio con un'illuminazione un po' più bassa o al buio. Per quanto riguarda la gestione dei comandi risulta davvero comodissima. Abbiamo il comando a portata di mano, facilissimo da raggiungere per il cambio dei livelli di assistenza. Allo stesso modo abbiamo il faro e il clacson subito a disposizione, senza neanche togliere la mano dal manubrio. Allora, parlando di potenza del motore, risulta sicuramente uno dei modelli urban più potenti che ho mai provato. In questo momento stiamo provando la potenza del motore sbloccata per vedere come si comporta, ma anche nella configurazione 100% legale le prestazioni sono molto alte, si sente tutta la coppia extra che va ad aiutarvi a spingervi per una ripresa davvero fulminea. In questo caso troviamo la coppia in salita. Si superano agevolmente i 30 km orari, si sale davvero senza sforzo. Proviamo a lanciarla con la velocità massima, siamo anche controvento. Vento 38 dosso, la forcella incassa bene, leggera pendenza e siamo a 40. Configurazione freno europea con freno posteriore a destra, freno anteriore a sinistra, quindi sarà la classica configurazione di una bicicletta, davvero davvero potente, nella modalità 750 watt che ovviamente non potrete utilizzare su strada in Italia. Allora, torniamo a parlare di comfort. Devo dire che rispetto ad altri modelli non è comodissima, nel senso che la sospensione anteriore è un po' più rigida, probabilmente per compensare quando la bici sarà a pieno carico, in modo che le sospensioni non vadano a infossarsi fin da subito. Però si risente appunto senza carico delle vibrazioni del terreno, in quanto non è sensibilissima, quindi andrete un po' a patire le buche e le piccole asperità del terreno, visto che la forcella non reagisce in maniera così reattiva. Forse si potrà un po' ammorbidire con l'utilizzo e con l'aggiunta di un po' di olio negli steli. La sella fa un buon lavoro, ma manca qualcosa, quindi volendo si potrà aggiungere un reggisella ammortizzato. Vista la sua configurazione è pensata per i fondi urbani, ma non disdegna qualche scappatella sullo sterrato leggero, naturalmente in maniera occasionale, in quanto non è fatta per l'utilizzo intensivo in terreni difficoltosi, ma in questo caso se la cava bene se la portate fuori in qualche strada battuta. Servirà un po' una guida attiva, ma se la cava davvero molto bene, anche grazie agli pneumatici che hanno davvero un ottimo grip. Ed eccoci nuovamente in studio per trarre le conclusioni finali. La PVI P26 risulta una cargo bike economica e compatta ideale per la città. Per chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, per chi deve fare la spesa, quindi anche per le piccole attività commerciali e per il food delivery. Grazie alle sue caratteristiche risulta completa e subito pronta per la strada, con una configurazione che vi consente di portarla al 100% a norma, per evitare di incorrere in sanzioni e multe. Quindi davvero un'ottima scelta per chi sta cercando una cargo bike economica. Chiudiamo il video parlando di imballaggio e montaggio. La P26 arriva davvero ben imballata, la scatola è robusta e l'imballaggio è ben fatto. Viene spedita al magazzino europeo situato in Polonia e in circa una settimana sarà a casa vostra senza tasse né dazi doganali. Il montaggio è abbastanza semplice, ma richiede un po' di tempo. Dovrete mettere in sede la ruota anteriore, il manubrio, il display, il fanale, il parafango, i pedali e il tubo sella. In dotazione vengono forniti gli attrezzi di cortesia e il carica batterie. Se volete approfondire maggiormente sulla PVI P26 o se avete deciso di acquistarla,
vi lascio il link scontato sotto in descrizione, accompagnato da un codice sconto. Se poi avete qualsiasi domanda, scrivete sempre sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per restare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!